Buongiorno, oggi sono veramente distrutta. È mattina, ma sono veramente demolita. I gatti non mi hanno fatto dormire tutta la notte. Praticamente sono sveglia circa dalle 5 e mezza. Ho litigato perennemente con Tiffany perché continuava a grattare la porta di casa, ma è stato un continuo, non smetteva più, continuava a grattare. Lo sgridavo, lui ricominciava a grattare. Non so cosa avesse, voleva probabilmente le carezze, lui ha sto vizio che tutte le volte che vuole le carezze, arriva alla porta, inizia a grattare e vuole che gli apri. Io la notte non li faccio dormire con me perché altrimenti succede questo, nel senso che Tiffany lui si sveglia, vuole le coccole e arriva a qualsiasi ora della notte, perciò almeno di notte mi dormono fuori. E mi ha stressata tutto il tempo, infatti non sono praticamente riuscita più a dormire dalle 5 e mezza in poi e mi sembra già di essere sveglia da una vita, ovviamente. Stanotte voglio ingegnarmi e trovare qualcosa da mettergli davanti alla porta in modo che non riesca più a grattare. Eccolo lì. Cos'hai fatto tutta la notte alla mamma? Cammina indifferente lui, certo, perché tanto poi se la dorme tutto il giorno. Io invece ho 8.000 cose da fare. Infatti, anche se ero stanchissima, mi sono vestita subito, non mi sono praticamente truccato, ho messo solo un pochettino di matita per le sopracciglia e un po' di correttore, giusto per non spaventare l'impiegata dell'ufficio delle poste, e devo andare a fare un sacco di commissioni, ma non quelle commissioni che dici, devo andare a fare le commissioni, no, devo proprio andare a fare le commissioni, quelle, mamma mia, combinano ogni cosa, adesso ho fatto cadere anche il coso dove si fanno le unghie. Volete proprio oggi farmi arrabbiare, eh? Abbiamo deciso che questa è la giornata che si fa arrabbiare la mamma, vero Nio? Tutta la giornata. Sì, si pronuncia molto bene. E quindi ho cercato semplicemente di rendermi presentabile, anche se questo correttore non mi piace, me l'ha prestato la mia amica, ma non mi piace per niente, mi sembra che mi lasci troppo l'alone giallo. Comunque salverò tutto con gli occhiali per questo momento, perché poi voglio venire a casa a sistemarmi e a prepararmi, perché oggi pomeriggio voglio andare all'incontro di Gabriela, J'adore le make-up, perché qui a Biella, agli Orsi, quindi comodissimo. Io ci vado sempre, mi sembrava una bella occasione per conoscerla, anche perché, come vi avevo detto probabilmente nel video tag delle YouTubers, è una delle YouTubers che seguo più spesso e da più tempo, quindi c'è una bellissima occasione qui di fianco, perché non andarci? Ah, mi si è chiuso il garage, sì, perché delle volte io esco di casa e lascio il garage a metà, cioè meno male che abito in un posto dove non ci sono, cioè non c'è particolare delinquenza finora e quindi non mi è mai capitato nulla di grave, ma se non ci sto più attenta rischio prima o poi di avere dei problemi. Comunque non è bellissima l'inquadratura, però ci posso lavorare, almeno riesco a parlarvi anche dalla macchina. Una cosa che volevo fare quando ho finito tutta la miriade di commissioni che devo fare è andare a prendere un pensierino per Gabriela. Non so bene cosa scegliere perché è sempre difficile fare un regalo a una persona che magari ha già tanto make-up o comunque ha già tanti trucchi, però penso di aver trovato qualcosina, insomma. Mi piacerebbe prenderle rossetto di Chanel, è uscito appena adesso un colore che mi piace tantissimo e che voglio prendere anche per me e magari quello essendo una cosa appena uscita e comunque nuova non ce l'ha ancora, quindi mi farebbe piacere, insomma, perché non voglio farle un regalo e prenderle qualcosa che magari appunto ha già e non ha senso riregalargliela. Mi sono anche riguardato un pochino i video indietro per andare a capire se appunto potrebbe già averlo o non averlo, e non dovrebbe, speriamo in bene. Sto rendendo sempre più conto che sono diventata velocissima a fare le cose che non ho voglia di fare per passare il più in fretta possibile a fare quelle che ho voglia di fare. Sono già stata in posta e sono già stata a fare un altro paio di commissioni. Mi manca il comune e poi volevo andare in profumeria da Modus perché qui ad Aosta hanno aperto Sephora e da quando hanno aperto Sephora io vado perennemente lì anche perché ho un sacco di sconti accumulati che devo terminare, se no li perdo. Però non so perché qui ad Aosta hanno aperto Sephora e non hanno messo Chanel, quindi ogni volta per prendere le cose di Chanel devo andare da Modus e lì non riesco mai a firmare nulla perché praticamente sono gentilissime le commesse, ma ti stanno dietro come degli avvoltoi, quindi entri di già e ti dicono tipo cosa hai bisogno, cosa vuoi vedere, che è una cosa che io non amo particolarmente, però insomma sono poi molto gentili e di solito sono molto generose anche per quanto riguarda i campioncini.
e cose del genere, perciò ci vado sempre volentieri. Diciamo che non hanno marche diverse da quelle che ci sono da Sephora, se non per quanto riguarda i... avevano Dolce Gabbana, ma purtroppo l'hanno poi tolta, e appunto hanno solo in più Chanel e hanno anche tutta la linea, diciamo, di skincare di Chanel, che qui da Sephora non so perché non hanno messo. Ho rischiato di prendere la multa, praticamente sono arrivata qui e ho detto vabbè, tanto devo stare 5 minuti, non sto a pagare il posteggio. Poi ho girato la testa e ho visto il tipo della PS in agguato, meno male che me ne sono accorta, così ho messo 50 centesimi, che è tipo 40 minuti, non mi servivano neanche, però almeno sono tranquilla e sono sicura che se mi succede qualcosa non può darmi la multa di nuovo. Sono veramente stupida, perché in realtà l'ho appena presa, potrei stare più attenta. Cioè io di nuovo sarei scesa dalla macchina senza pagare il parcheggio. Mando sempre dei messaggi sbagliati, lo so. Sono troppo contenta del pacchettino che mi hanno fatto. A parte mi hanno dato la bustina, che è troppo carina, con scritto Chanel. Questa qui si può anche collezionare, la volevo anch'io, la prossima volta gli dico due pacchetti regalo. E anche dentro, come adesso non riesco a farvelo vedere, però come hanno confezionato il pacchettino è veramente venuta una cosa bellissima, perciò sono proprio contenta di averglielo scelto di Chanel. E vi faccio vedere anche cosa ho preso per me. Ho preso una matita per le sopracciglia, visto che se esce, visto che la mia lingering era finita, e ho preso questa qui che è la 30... Brun Naturel, credo che si dica. Comunque non è scurissima, le altre più chiare erano troppo chiare per me. Poi ho preso la stessa cosa che ho preso a Gabriela, che è questo, praticamente è un rossetto liquido ed è un effetto lacca. Io ho preso il numero 20 per me, che si chiama Audace, e per lei invece ho preso il numero 21, che era il colore leggermente più scuro. Il packaging è qualcosa di favoloso, perché sembra quello dei rossetti, però in realtà è una tinta labbra, quindi è molto lunga, e come per i rossetti si pigia, non qua dietro ma qua su, e esce l'applicatore. Adesso non voglio fare disastri. Comunque io ho preso in questo colore, che è un color mauve scuro, un color nude più intenso, però invece quello che ho preso per Gabri è decisamente più tendente al vinaccia, ma a me non stava bene, l'ho provato e non mi convinceva. Comunque spero che le piaccia, perché cioè veramente le cose di Chanel a me fanno impazzire anche già solo per il packaging, è qualcosa di stupendo. E visto che non aveva campioncini, mi ha regalato questa pochettina, che è in penso plastica, sì, questa qui è in plastica, è semplicissima, rossa, rossa e nera con la cernierina. Queste pochette sono sempre comode, soprattutto per quando viaggio, credo che me la porterò a Parigi. Ultimamente mi sta molto andando bene con i campioncini, ne sto ricevendo di bellissimi. Incredibilmente sono riuscita a fare tutto, infatti adesso voglio fiondarmi a casa, tempo di farmi la doccia, poi mangio qualcosina e voglio partire, perché sennò viene veramente tardi. Anche perché da qui a Biella c'è un'ora e un quarto di viaggio, circa un'ora e venti, e l'incontro è alle 17.30, quindi mi conviene partire anche un po' prima, anche perché volevo farmi un giro da H&M, che dentro sto centro commerciale appunto c'è H&M, che a me piace tantissimo, e non ce l'ho mai vicino, è sempre scomodo. È vero che la settimana prossima sono a Milano con voi, quindi... e ci vediamo pure davanti a H&M, perciò ce l'ho lì di fianco, però insomma già che vado giù volevo farmi un giretto sia lì, che dalla Kiko, perché volevo guardare qualcosina della nuova collezione, quella Luxurious. Tra l'altro ci saranno i negozi pieni di cose di Halloween, però a me non ho più l'entusiasmo che avevo anni fa con Halloween. Infatti non, quest'anno non mi è venuta neanche l'idea di fare il video di Halloween o cose del genere. Ne ho visti tantissimi e veramente alcuni sono spettacolari, dei trucchi fantastici. Però a me non è venuta l'ispirazione quest'anno e mi sembrava proprio inutile fare un video se non ero totalmente ispirata. Alla fine mi sono fermata a mangiare dai miei genitori per pranzo, così li ho anche salutati, perché loro poi partono e quindi non li vedrò per tipo 10 giorni, una settimana, infatti sono già disperata. Tra l'altro non ci abbiamo neanche messo tantissimo, sono abbastanza in orario. Dovrei anche soffermarmi un attimo a sistemare il disastro di casa che abbiamo qui, vero patatini? Adesso però non ho tempo, farò la doccia, mi truccherò, mi sistemerò e credo che partirò, perché altrimenti eccoci, altrimenti credo di arrivare troppo tardi, cioè ho paura di arrivare in ritardo e non mi va sinceramente. Volevo farvi vedere queste cosine in ceramica che mi ha regalato la mia amica, le fa lei, praticamente le dipinge, io le trovo troppo carine. Questa qui l'ho utilizzata per
mettere i pennelli, la utilizzo proprio per depositare i pennelli sporchi in modo tale che la sera lo sto e li porto direttamente in bagno, è comodissima e poi li rimetto qui quando sono puliti, tipo in questo caso sono puliti, devo solo andare a sistemarli nei loro contenitori, è veramente carinissimo, aspettate che cerco di farvelo vedere, ha tutti i fiori disegnati, bellissimo, ma poi tutto a mano. Io invidio tantissimo le persone che sanno fare queste cose perché io sono sempre stata abbastanza imbranata a disegnare o comunque a fare queste cose, non ho tantissima manualità e quindi quando vedo dei lavori del genere mi fanno impazzire proprio già solo per la cura e l'impegno che una persona ci mette a farli, poi vabbè, è indubbiamente bravissima, cioè non so neanche come sia possibile riuscire a realizzare una cosa del genere così bene, sembra dipinta tipo dalle macchine, cioè non sembra assolutamente fatta a mano. Mi ha regalato anche questa qui che è una specie di ciotolina fatta in questo modo, quindi rimane bombata qui dentro e poi qui ha la parte per prenderla in mano. E io l'ho utilizzata proprio per metterci tutti gli orecchini, gli anellini, le cosine piccole che insomma voglio avere a portata di mano perché scelgo ogni mattina. E non lo so, mi sembra comodissima, però voglio trovargli un posto ancora più bello perché voglio proprio metterle in vista. Anche questo qui cerco di farvelo vedere. Voilà. È tutto disegnato a mano con questi fiori bianchi, con lo sfondo azzurro, le foglie, cioè è troppo troppo carino, è bellissimo. Truccata mi sono truccata, fatta i capelli mi sono fatti i capelli, ora devo solo pensare a come vestirmi. O meglio, solo devo pensare a come vestirmi e non sarà facile perché, come sempre in questi casi, ho tantissime idee in mente, ma poi quando mi metto lì e mi vesto, io non capisco che cosa hanno oggi. Mi danno veramente tantissimo fastidio oggi, molto più del solito. Comunque parto sempre che ho delle super idee in testa su come vestirmi, su cosa mettere, poi quando mi provo le cose, in questi casi puntualmente non mi piaccio. Non mi piace come mi stanno, mi innervosisco e alla fine esco vestita sempre allo stesso modo, sono fatta così. Il mio cervellino frulla e pensa ai vari abbinamenti e a che cosa mettere mentre sto qui in pigiama, ma va bene, non c'è problema, sono super in orario, cioè non so se sarò in orario per andare da H&M, ma comunque dovrei essere abbastanza in orario per almeno per arrivare giusto all'evento. Tra l'altro sono un po' preoccupata, mi sono truccata semplice perché c'era specificato per le ragazze che si presentavano con, cioè che era indicato o era più consigliato presentarsi con il rossetto rosso e io odio come mi sta il rossetto rosso, però per Gabri potrei metterlo alla fine. Sto ancora valutando, intanto ho fatto un trucco leggero così se vado a mettere il rossetto rosso non mi sfalsa troppo. E intanto che sono qui che frullo, ci tenevo a fare una piccola parentesi per spiegare una cosa importante perché ho letto tantissimi commenti relativi ai titoli che metto ai vlog. Il problema dei vlog è proprio che magari in un video solo ci sono tantissimi argomenti che tratto, o magari non ci sono cose particolari che faccio, tipo non posso intitolare un vlog vado a fare la spesa o non lo so, monto il divano, non lo so, cioè mettere un titolo proprio che riesca in un solo titolo. Cioè, quindi in una sola frase a riassumere il contenuto del vlog, io non sono capace e se no mi vengono cose banali tipo sono stata a casa o è domenica, cioè non riesco e quindi magari riguardo il vlog 2 o 3 volte dopo che l'ho montato e cerco di estrapolare l'argomento che secondo me è stato il principale o comunque quello di cui ho parlato di più o che mi interessa magari di più mettere a fuoco all'interno di tutto il vlog. Ovviamente dare i titoli non è facile, non è che uno cerca di dare dei titoli sensazionalisti, è che magari in tutta la giornata o comunque in 25 minuti di vlog vado a fare la spesa effettivamente, vado a fare le commissioni come stamattina, vado a mangiare dai miei genitori e nel mentre che faccio tutte queste cose mi viene in mente di parlarvi di qualcosa o mi succede qualcosa che mi fa pensare ad un'altra e quindi poi ve la dico. E a quel punto, quando devo poi scegliere il titolo, o metto tantissimi titoli tutti insieme, che siano esaurienti per ogni parte del vlog, o non lo so, sinceramente, gli unici titoli che mi sono venuti in mente fino adesso, li ho messi. In effetti, ogni volta io mi metto lì quando poi il video si è caricato e dico: ma adesso che titolo metto? E c'ho sempre sti dubbi, sempre comunque di mettere un titolo pertinente, cioè se nel mio titolo leggete Tizio, Caio e Sempronio, nel video poi c'è Tizio, Caio e Sempronio, non è che mi invento titoli a caso, poi aprite il video ed è totalmente diverso, perché la critica che
anch'io da spettatore muovo nei confronti di alcuni canali è che magari nel titolo ti sembra tutto una cosa e poi nel video quella cosa neanche viene detta. Di solito, perlomeno finora, ho cercato di riguardare i vlog più volte prima di decidere il titolo, ma ho sempre deciso di mettere un titolo comunque pertinente o comunque che c'entrasse qualcosa con quello che effettivamente poi si vede nel vlog. Alla fine ho deciso di mettere questa maglia di Bershka che è a tre quarti, è fatta simil metelassé e dietro è tutta in chiffon, quindi è tutta semitrasparente, ci metterò sicuramente una canottierina sotto. Sono però indecisa sulla collana, perché questa qui, anche se non si vede tanto, ha le pietruzze sul rosa. Nell'insieme mi piace molto, però ho paura che poi col rossetto rosso sulle labbra diventi una pacchianata. Non so perché non siete qui, non potete rispondermi in tempo reale, ma in questo momento lo vorrei tanto. Vorrei proprio un super consiglio per capire se mettere quella collana o no. Arrivata, ce l'ho fatta anche a trovare posteggio che sembrava quasi impossibile, c'è tantissima gente. Tra l'altro, questo aggeggino non ha collaborato affatto e non sono riuscita a registrare mentre guidavo perché praticamente gli mettevo sull'iPod e lui si buttava giù da solo. Al ritorno devo capire se c'è una strategia migliore per tenerlo su e riuscire magari a parlare, anche perché mi fate sempre un sacco di compagnia con questi vlog e quindi stare in silenzio tutto il viaggio non è stato per niente bello. Insomma, sono arrivata, alla fine ce l'ho fatta, sono super emozionata di conoscere Gabriela e sono emozionata allo stesso tempo perché mi immagino la settimana prossima che dovrò fare la stessa cosa a Milano. Anche se non sarò in una profumeria, non, cioè comunque vi vedrò, no? E sapete come sono io quando devo incontrarvi, che mi agito 6 mesi prima, mi agito tutto il tempo prima, ci sto lavorando, come vi dico sempre, ma venire qua e fare il viaggio mi ha un attimo già calata nell'atmosfera e mi sono un pochettino agitata. Non so tra l'altro come ho fatto a pensare che potesse andare bene vestirsi solo con questa magliettina, meno male che ho portato il piumino perché qui fa freddo come ad Aosta e in più non c'è nemmeno il sole che c'era quando sono partita ad Aosta, qui non ce n'è. Tra l'altro è il centro commerciale dove odiano le youtubers, quindi non so cosa riuscirò a riprendere, però ci proverò come sempre. Ovviamente all'incontro cercherò di riprendere il più possibile e spero di potermi fare anch'io una foto con Gabri. Ho fatto danni, come vedete dalla busta dietro di me, sono stata da H&M, in realtà ho girato un po' di negozi, sono andata anche da Telly, sono andata da Kiko, ma assolutamente quella collezione è carina, è tutto quello che vuoi, ma dei prezzi allucinanti, infatti non ho preso niente. Poi carina, ma non tanto particolare. E poi come puoi, Kiko, farmi una collezione senza i rossetti? Come puoi? Non dovrebbe succedere tutto questo ed è un appello sincero. Comunque sono venuta in macchina appunto per posare la mega borsa, anche perché mi sono portata dietro solo la mia borsettina, quella che ho usato anche a Roma, quella comoda di OVS per non avere pesi. E se andavo in giro con questa cosa qui pesantissima, speriamo come sempre, incrociamo le dita che nessuno mi apra la macchina, che me la rubino, insomma. E poi sono venuta anche in macchina per prendere il regalino per Gabri, perché ovviamente me l'ero dimenticato, ma meglio così perché ero dentro da H&M e continuavo a far cadere tutto. Mi è caduto l'iPod, mi è caduto il cellulare, mi sono caduti gli occhiali dalla testa. Quindi in teoria c'è qualcuno che ti pensa quando ti succede così. A me hanno sempre detto: quando ti cade la roba, c'è qualcuno che ti pensa. Perciò può sempre essere un segno positivo. Vediamo i lati positivi. Tra l'altro, ho incontrato una ragazza
proprio appena sono entrata, solo che ero in fase devo fare la pipì, ma molto molto molto, e quindi come al solito mi sono agitata, ho fatto le solite scene, ormai non sto neanche più a raccontarvelo, spero solo che la rivedrò all'incontro in modo tale che posso chiederle scusa, perché sicuramente sono stata frettolosa tra virgolette, però dovevo far pipì, non ce la facevo più, sono entrata, stavo proprio andando verso il bagno e l'ho subito incontrata, è stata carinissima tra l'altro, cioè veramente io ho le iscritte più dolci del mondo, sono troppo felice di questo, perché tutte le altre si lamentano, mi dicono quello, io invece sono contentissima, veramente, mi sento sempre super fortunata. Ero arrivata dentro ma sono dovuta tornare alla macchina perché avevo dimenticato di nuovo il regalo, ovviamente, ma io non so dove ho la testa, tra l'altro ho messo l'orsetto rosso ma l'ho solo picchiettato perché mi vergogno troppo, non riesco, è rarissimo che di giorno vada in giro col rossetto rosso rosso. La sera mi piace molto di più metterlo, ma di giorno non lo so, non mi ci vedo, mi sembra che mi sbatta l'incarnato tantissimo. Io spero di riuscire a vloggare il più possibile, perché essendo una bassotta mi sa che ci sarà un sacco di gente e che o mi arrampico sulle persone o sarà abbastanza difficile, ma farò del mio meglio. La conoscete? Sì! La conoscete? Io e lei è Chiara, seguitela. Grazie. Sono felice. Come avete detto, carne d'ossa? Carne d'ossa? Bellissima. Vabbè, ma ragazzi, siete tutte. No, no, ma cavoli. Abbiamo chiamato proprio. Infatti, voglio dire, guarda, era l'unica libera oggi. Abbiamo rifatto. Sì, che poi prendo così facciamo. Io sto ancora tremando, se non c'era lei non riprendevamo niente di questo incontro, e sua sorella. Ciao. E il fidanzato che si nasconde, decisamente, poverino. Gente, siamo felici di essere qui e aver incontrato Chiara e Gabri. Gabri è bellissima, Ma è bellissima, è veramente bellissima, anche dal vivo è proprio bella, bella. Adesso aspettiamo per chi indossa il rossetto rosso, che non ho, perché alla fine quella cosa che ho cercato di picchiettare è venuta una sfidata, ma vedere se sì, è davvero, perché lei è altissima, io non so come fare, cioè io vado qui perché la gente ci guarda malissimo, come sempre. E loro tra l'altro mi hanno detto che verranno all'incontro a Milano. Io sì, io no, perché cioè lei verrà all'incontro a Milano. Ta-dan, lei. Quindi no, la settimana prossima ci rivediamo, in sostanza, bellissimo, perché è qui. Sì, è una settimana, ma fino a poco fa mi ricordavo. È che ho iniziato a tremare, è stata strano. Dopo che tutti che ti guardano, sì, che ecco, io ancora ho perso il toro, ho detto oh mio Dio cosa ho fatto, no, perché ho anche calciato una crema, ho fatto cadere della roba dagli stand, ma niente, lasciamo perdere, la solita Chiara, niente di nuovo. Ho trovato la ragazza che, ciao, eccola, quella che prima poverina dicevo ma non so più dov'era, l'avevo abbandonata lì perché dovevo andare in bagno, e lei, e l'ho ritrovata qui, quindi è andato tutto bene. L'altro l'ho placcata, poverina, appena non arrivata. È che io devo far pipì come sempre, tutte le volte devo fare qualcosa. Comunque l'ho ritrovata lei, Andrea. Guardate che carine queste torte, questa qui tra l'altro è in azzurro Tiffany, ma si mangiano comunque queste torte qua. Sì, però mi dicevano che non è che siano, forse sono solo belle da vedere, sì, più che da mangiare, però insomma. Tipo quella roba sopra di zucchero è nauseante da morire. Ecco. Sì, in effetti, però sono belle da vedere. Tornando alla macchina è stato veramente super emozionante, tra l'altro sono contentissima perché alla fine siamo riuscite con delle ragazze che ho conosciuto qui ad andare da Scarpe Scarpe e abbiamo trovato la trend edition di Essence, quella natalizia, e in tantissime mi avevate già scritto su tipo su Instagram
o sotto i video, sotto il video di oggi, comunque mi avevate scritto, io l'ho trovata, è bellissima, avevate ragione, ha delle cose bellissime, infatti non vedo l'ora di farvi il video. C'era lo stand in tonso, forse sono io che porto fortuna, e dove vado io ci sono gli stand di Essence in tonsi. Appena arrivata mi sono già messa sul divano e spero che il divano mi inglobi in qualche modo, mi cambi, mi strucchi, mi metta il pigiama, perché io non ne ho nessuna voglia. Comunque sono stata veramente contentissima, Gabri è stata dolcissima, gentilissima, cioè sono stata proprio contenta al massimo, ma penso che si sia visto e mi sono emozionata un sacco. Sono stata contentissima anche di conoscere tante ragazze di voi, di Biella, alcune mi hanno detto addirittura che verranno anche all'incontro di Milano, quindi sono ancora più contenta perché sapere di vedere delle facce amiche, tra virgolette, o comunque delle persone che ho già visto mi fa un sacco piacere, mi aiuterà sicuramente a stare più tranquilla perché bene o male abbiamo passato un po' di tempo insieme, siamo andate anche a fare un giro da OVS insieme, insomma ci siamo divertite, perciò mi fa piacere pensare che appunto avrò delle facce amiche che vedrò anche lì e ovviamente poi conoscerò tutti, quindi sono contentissima, ma davvero è stata un'emozione incredibile, cioè tremavo tutta, mi veniva da piangere quando l'ho abbracciata, perché boh, per me è una delle youtubers che ho seguito di più, più assiduamente e da più tempo in assoluto, molto prima di aprire il mio canale, quindi non so, è come, sì, è stato proprio, cioè io ero lì in qualità non di youtubers ma assolutamente di follower accanita che l'ha sempre seguita, perciò è stato proprio emozionante, potete capirmi, credo. Da Glossip tra l'altro sono state carinissime perché anche se non avevo il rossetto rosso alla fine me ne hanno regalato uno che era quello che indossava anche Gabri ed è bellissimo, un rossetto rosso matte che non vedo l'ora di provare, ve ne parlerò poi, mi piace tanto la forma che ha perché è molto ergonomica, secondo me è facile da applicare, poi veramente rimaneva super opaco. Sembrava quasi il Ruby Woo steso sulle labbra. Domani si prospetta una giornata di nuovo intensissima perché ho un sacco di idee di cose da fare per la casa, eccetera, quindi non so cosa combinerò, ma adesso ho già un sacco di idee che mi frullano nella testa. Tra l'altro domani, anzi adesso, stanotte, tra poco cambia l'ora, quindi avrò pure un'ora in più per fare tutte le mie cose che ho in mente, ancora meglio. E adesso niente, mi strucco e poi cercherò di andare a dormire. Buonanotte, a domani!